l'ultima domanda del problema riguarda il bilancio dell'energia. Questa forza cosiddetta magnetica, questa forza frenante, fa sempre lavoro negativo, un lavoro resistente. Andiamo a calcolare quanto lavoro negativo fa al secondo, quindi sarebbe la potenza che sviluppa questa forza frenante, lavoro che fa al secondo, e l'andiamo a confrontare con la potenza dissipata per effetto Joule dalla resistenza. Verranno due valori uguali. Dal punto di vista energetico, la barretta all'inizio ha una certa energia meccanica e questa energia meccanica la perde progressivamente per colpa del lavoro resistente compiuto da questa forza magnetica. Il tasso di diminuzione di energia meccanica al secondo, cioè quanta energia meccanica viene persa dalla barretta ogni secondo, è in pratica la potenza sviluppata, potenza resistente sviluppata da questa forza frenante. Ed è anche l'energia che ogni secondo viene dissipata per effetto Joule da questa resistenza qua. Quindi dobbiamo dimostrare adesso che la potenza resistente sviluppata da questa forza frenante è uguale alla potenza dissipata per effetto Joule. Cominciamo dalla potenza resistente sviluppata dalla forza frenante. Potenza l'ho chiamata potenza magnetica. È quanto lavoro fa al secondo, cioè il lavoro infinitesimo che fa la forza frenante in un intervallino di tempo infinitesimo. Questo lavoro infinitesimo è forza per spostamento, ma lo spostamento fratto l'intervallo di tempo infinitesimo è la velocità della barretta, di quanto si sposta in quanto tempo. Questo prodotto scalare, forza per velocità, è negativo perché l'angolo tra forza e velocità è sempre di 180 gradi, perché la forza magnetica è diretta sempre nel verso opposto alla velocità e quindi questo prodotto scalare è negativo e vale meno la forza magnetica per la velocità. Ma la forza magnetica, abbiamo visto poco fa, è la forza di Faraday, quindi ILB. Risultato meno ILBV. Dobbiamo confrontare questo risultato, che è la potenza sviluppata dalla forza frenante, con la potenza dissipata dalla resistenza, che io immagino come la stessa potenza, come se fosse fornita da un generatore. Non c'è in realtà nessun generatore nel circuito, ma il generatore in pratica è la forza elettromotrice. Quindi è come se ci fosse un generatore, anzi tutto il circuito è un generatore. E quindi la potenza fornita da questo generatore è F per I. Al posto della FEM mettiamo meno BLV per I e quindi abbiamo ottenuto la stessa espressione. Questo vuol dire che queste due potenze sono uguali, quella sviluppata dalla forza magnetica frenante, potenza negativa, e quella dissipata dalla resistenza, pure negativa perché viene sottratta al circuito e in particolare viene sottratta alla barretta che perde energia meccanica. Se questo passaggio non è chiaro, cioè che la potenza dissipata dalla resistenza è quella fornita dal generatore, cioè dall'intero circuito oscillante, si può procedere in quest'altro modo, cioè prima si prende la potenza sviluppata dalla forza frenante, che era questo valore qua, meno ILBV, e al posto della corrente scriviamo la FEM su R, come abbiamo fatto prima, è la legge di Ohm generalizzata. Al posto della FEM scriviamo meno BLV e quindi alla fine otteniamo che la potenza sviluppata dalla forza magnetica in modulo, in pratica, è questo valore qua. La potenza invece dissipata dalla resistenza è RI alla seconda, così non abbiamo bisogno di introdurre nessun generatore, RI alla seconda, al posto di I mettiamo di nuovo F su R. Semplifichiamo una resistenza, viene fuori questo, al posto di F meno BLV, facciamo il quadrato e alla fine viene la stessa espressione. Quindi di nuovo abbiamo che la potenza sviluppata dalla forza resistente, dalla forza frenante o resistente anche, è uguale alla potenza dissipata dalla resistenza. In conclusione, questo generatore funziona benissimo quando non viene applicato a nessuna utenza, cioè a nessuna resistenza, a nessun carico. In quel caso fornisce
una forza elettromotrice oscillante a 50 Hz che non cala nel tempo e si mantiene praticamente inalterata nella sua ampiezza d'oscillazione. La barretta oscilla a destra e a sinistra senza attriti, non si ferma mai. Però appena andiamo a collegare una utenza, allora nascono i problemi perché il passaggio della corrente elettrica attraverso il circuito comporta subito la dissipazione di energia meccanica della barretta oscillante in energia termica per effetto Joule. Il passaggio della corrente alternata comporta anche la nascita di una forza magnetica frenante che si comporta come se fosse una forza d'attrito viscoso che costringe la barretta a rallentare le oscillazioni fino a fermarsi. E questo smorzamento avviene tanto più rapidamente quanta più corrente passa nel circuito, cioè quanto più piccola è la resistenza che noi mettiamo qua. Quindi in pratica questo generatore non funziona. Funziona soltanto a circuito aperto, ma a circuito chiuso non è in grado di alimentare nessuna utenza, se non per un breve intervallo di tempo, dopodiché il generatore smette di funzionare.